Benvenuto a questa formazione e presentazione. Quest'oggi, l'appuntamento di oggi, come avete potuto notare nell'invito, è dedicato ad una nicchia particolare e speciale degli Stati Uniti. Quindi stiamo parlando, appunto di Stati Uniti. Abbiamo con noi due ospiti, che tra poco vi presento e a cui tra poco daremo la parola. E sono Marcella Re, che è la rappresentante di Brand USA, che se vuole può dare un saluto, se ha l'audio aperto. Ciao Marcella, ci senti? Marcella, Ciao a eccoti, tutti, perfetto. buongiorno, grazie Maria, Benissimo, grazie. niente. E alla nostra collega, che tanto ci manca in ufficio, Lucia Alessi, che sta lavorando da casa, che è la nostra Buongiorno a responsabile tutti. del prodotto Stati Uniti e di tutta la programmazione, quindi coordina un po' tutto il nostro prodotto e tutte le destinazioni che solitamente, siete abituati a vendere con noi. Allora, come primo passaggio, ciao Lucia e ciao Marcella, innanzitutto daremo la Ciao, parola a Marcella. buongiorno a tutti. Che vi farà un passaggio e vi farà vedere delle cose nuove che riguardano alcuni itinerari, diciamo, un po' insoliti di una Stati Uniti un po' insolita. Proseguiremo poi con Lucia, che entrerà un pochettino più nel vivo dei nostri itinerari, del nostro prodotto e di come lo potrete gestire o richiedere ai nostri colleghi del Booking o attraverso la nostra piattaforma. Vi invito a fare domande a Marcella al termine del suo intervento e di conseguenza a Lucia al termine del suo, scrivendo tutto nella chat in modo tale che possiamo leggerla per tutti e poi dare una risposta completa a tutti. Allora, a questo punto io passerei la parola a Marcella. Adesso, le diamo il ruolo di relatore. Tra pochi secondi vedrete il suo schermo e vedrete la presentazione Brand USA. Spero che la vediate, confermatemi. Ma immagino di sì. Perfetto, ottimo. Allora, Marcella, a te la parola. Ottimo. Buon lavoro, a tra Grazie poco. Maria, grazie mille. Buongiorno a tutti di nuovo, non so ripresentarmi, ha già fatto tutto Maria Grazia. Mi occupo di Brand USA solo da gennaio di quest'anno, quando Interface Tourism ha preso la rappresentanza di questo ente del turismo in Italia. Volevo dire innanzitutto qualcosa, due parole su Brand USA stesso, cioè che cos'è Brand USA, perché è poco conosciuto proprio perché non c'era una rappresentanza italiana fino a pochi mesi fa. Brand USA è l'organizzazione che vuole fare destination marketing per promuovere tutti gli Stati Uniti d'America, quindi i loro 50 stati, i 5 territori, il distretto di Columbia. Quindi veramente tutte le aree, anche quelle meno conosciute degli States, e promuove l'immagine e il marchio Stati Uniti a livello internazionale. Noi come Brand USA Italia faremo quindi da trade union tra l'industria turistica italiana, che promuove e vende gli Stati Uniti, e invece quelli che sono i nostri partner in loco, quindi negli Stati Uniti, DMC, le organizzazioni di promozione territoriale, e i vari stati stessi. Quindi vogliamo assolutamente cercare di essere i portavoce delle esigenze, delle proposte di tutti i nostri partner del trade italiani. Nonostante non ci fosse un ufficio in Italia dedicato di Brand USA, quest'ente è sempre stato molto molto attivo a livello globale. Un esempio, sono alcune iniziative che sono ancora oggi comunque attive, anche se sono state iniziate negli anni precedenti, 2016-2017. Una di queste è la campagna che è stata lanciata lo scorso anno in IPW, la Fiera del Turismo appunto degli Stati Uniti. La scorsa edizione si è tenuta a Washington, mentre quest'anno si terrà a maggio a Denver, Colorado. E in quell'occasione hanno lanciato una campagna con un titolo molto significativo, ovvero One Big Welcome. Proprio, insomma, a sottolineare quanto tutti i visitatori, i viaggiatori, i turisti, insomma, sono sempre i benvenuti negli Stati Uniti, e accolti, insomma, a braccia aperte.
Questa campagna ha una particolarità, ovvero il fatto che gli attori dei vari video, che purtroppo in questa occasione non riesco a farvi vedere, ma che trovate su YouTube, sui canali di Brand USA, a cui vi invito a partecipare, gli attori appunto sono in realtà persone comuni, persone che vivono negli Stati Uniti, sia perché sono proprio locals, sia perché magari dall'estero si sono trasferiti negli States, quindi gente comune che si è davvero trovata entusiasta di partecipare a questa campagna e di poter esprimere con le loro parole quali sono le cose che più amano del territorio dove vivono, no? Questo perché il vero valore di un viaggio negli Stati Uniti si fonda soprattutto sugli incontri con le persone del luogo, che sono molto accoglienti e danno veramente un grande welcome a tutti i visitatori. Un'altra cosa importante è che questa campagna, con tantissimi diversi video, va a toccare tantissimi diversi stati, quasi tutti gli stati degli USA, quindi Detroit, Mississippi, South Dakota, Louisiana, via dicendo, e questo dimostra, diciamo, un'altra importante missione dell'ente del turismo, ovvero quella di promuovere sempre gli Stati Uniti to and beyond the gateways, quindi non solo le grandi città, le grandi porte verso gli Stati Uniti, come possono essere New York, Miami, Los Angeles, quelle più collegate, ma anche tutto il resto, tutta la parte rurale, la Real America, no? Che sta dietro, magari più all'interno, in altre zone meno conosciute. Oltre a questo, Brand USA si è sempre molto si impegna molto, diciamo, a dar visibilità ad alcuni aspetti dell'offerta del paese, attraverso delle altre iniziative molto importanti. Per esempio, nel 2016 e poi durante tutto il 2017 è stato promosso un grandissimo film che si chiama National Parks Adventures, prodotto da Everest, che serviva proprio a far conoscere al mondo le bellezze naturali degli Stati Uniti, appunto. Ed è stato prodotto anche in occasione dei 100 anni dalla fondazione del National Park Service. Il film è stato proiettato in più di 100 città, più di 20 diversi stati, ha realizzato veramente tantissime visualizzazioni, più di 5 miliardi. E quindi speriamo che alcuni di voi abbiano avuto l'occasione di vedere quest'opera che ha avuto un grande successo. Quest'anno invece c'è un altro tema che gli Stati Uniti stanno spingendo moltissimo ed è molto importante per il loro territorio, ovvero la musica. Quindi quest'anno ci focalizziamo soprattutto sul tema musicale. Brand USA ha ultimato da poco la realizzazione di un magnifico film, questo America's Musical Journey, che racconta come gli Stati Uniti, soprattutto grazie al loro melting pot di nazionalità che provengono veramente da ogni angolo del pianeta, sono sempre stati la culla per il fiorire di tantissimi generi diversi musicali, no? Quindi pensiamo al blues, al jazz, al gospel, al country e via dicendo. Questo documentario, diciamo, ma è davvero molto molto di intrattenimento, quindi a metà tra un film e un documentario, viene narrato niente poco di meno che da Morgan Freeman, che è testimonial in questo caso, e celebra proprio la diversità culturale degli Stati Uniti. Il protagonista invece, che viaggia attraverso gli Stati Uniti e scopre quindi le radici di tutti questi generi musicali, si chiama Aloe Black. Ed è un cantautore abbastanza noto, devo dire, anche se in Italia non conosciamo tanto il nome, ma se ascoltaste le canzoni che vanno per la maggiore in radio, lo riconoscereste sicuramente. Quindi adesso aspettiamo con ansia che la proiezione di questo film arrivi anche in Europa e di conseguenza anche in Italia, anche se non abbiamo ancora notizie purtroppo su quando e dove verrà proiettato. Vi invito però ad andare su YouTube anche lì e vedere tutti i trailer o i dietro le quinte perché sono davvero molto molto divertenti. E
Tutti questi temi vengono poi sviluppati da Brand USA a livello proprio di sviluppo del prodotto. C'è un dipartimento apposito all'interno dell'ente che se ne occupa e si occupa di creare degli itinerari, soprattutto riprendendo le missioni appunto del To True and Beyond the Gateway, degli itinerari multistato, spesso tematici, quindi tema natura, tema musica, come in questo caso, che possano insomma permettere di scoprire gli Stati Uniti, quelli diversi, quelli veri, no? Non solo quelli più conosciuti. In particolare c'è un nuovo website, una nuova piattaforma online dedicata esclusivamente al trade, che vi invito a visitare, dove potete trovare tantissime idee di itinerario. Ovviamente NAR, uno dei nostri partner principali nello sviluppo del prodotto, propone tantissimi di questi itinerari, quindi a loro potete chiedere, partendo da quello scheletro, poi anche di andare sul tailor-made, di fare altre cose ancora più particolari per i vostri clienti, ma di questo poi parlerà ovviamente Lucia. In ogni caso, questo sito è molto utile, dà tantissimi spunti. Ci sono 14 itinerari self-drive, di cui 4 dedicati proprio al tema musicale, che NAR sta integrando piano piano nella sua offerta che poi appunto mostrerà. Ci teniamo molto, insomma, anche a farvi conoscere non solo il sito, ma anche il Media Valet, che è un'altra parte del sito dove potete iscrivervi e da lì scaricare foto, video, tutto il materiale grafico che può essere utile da mettere su Facebook per fare le locandine, per fare tantissime cose di promozionali riguardanti gli Stati Uniti anche in agenzia. In particolare, i quattro itinerari che hanno sviluppato hanno come particolarità che non seguono un genere musicale specifico, ma seguono un itinerario, e in ogni luogo che viene toccato dall'itinerario si va a scoprire quali sono i generi musicali presenti, che spesso e volentieri sono più di uno negli Stati Uniti, no? Sono un po' alternativi, non sono solo i classici itinerari musicali che sono già stati proposti. Uno di questi si chiama Rhythms of the River, quindi ritmi del fiume, e tocca, pensate, dall'Illinois, Minnesota, Wisconsin, Missouri, insomma, veramente tanti diversi stati. Ovviamente poi uno non è che può stare un mese in vacanza, quindi dipende sempre dalle esigenze di ciascuno, però questa è una proposta. L'altro si chiama Pacific Coast Music Trail, quindi va da Washington fino al Nevada, toccando Oregon e California. Musical Roots of the South, forse questo è un po' più classico, diciamo, quindi dal Texas, Louisiana, Mississippi, fino ad arrivare alla Carolina del Sud. E per finire il Great North Music Tour, anche questo molto particolare, che parte dall'Illinois e arriva fino a New York. Quindi questi sono solo appunto i quattro esempi di itinerari sviluppati da Brand USA in occasione dell'anno della musica, ma ne ha sviluppati tantissimi anche per i National Parks negli scorsi 2 anni, e ancora questo lavoro sta procedendo, cercando veramente di creare dei prodotti di nicchia che permettano, grazie anche appunto all'aiuto dei nostri partner italiani, che poi si mettono lì a pronunciare gli alberghi ideali per questo tipo di itinerari, fare contratti, contattare i servizi di terra, eccetera, permetta di avere tantissime sfaccettature di offerta negli Stati Uniti, perché davvero gli Stati Uniti offrono qualunque tipo di cosa per qualunque tipo di esigenza, ecco. E niente, io volevo solo dirvi queste poche parole. Bene. Non voglio tedervi ulteriormente. Questi sono i Grazie contatti di Marcella. Brand USA. Grazie Marcella. Grazie a te, Maria, Allora, prima di grazie. tutto ringraziamo Marcella perché devo dire la verità, siamo anche oggi avviamo una serie di incontri sul territorio che riguardano appunto anche i contenuti di questo webinar, e quindi ti ringrazio per l'attenzione, per la disponibilità e per, come partner, devo A dirvi che voi. abbiamo iniziato bene. Allora, resta, Sì. se nessuno ha delle domande, qualcuno ha domande per Marcella? Vediamo. Potete scrivermele tranquillamente.
Lei sarà con noi per un po' ancora, dopodiché, appunto, come vi anticipavo, abbiamo un appuntamento a Treviso, quindi entrambe dovremmo scappare, però In ogni caso, io, Maria Grazia, se sei d'accordo, Sì. sulla chat comune scrivo la mia email, Sì, così se hanno perfetto. bisogno mi possono. Guarda, la Certo. scrivo adesso. Benissimo, così almeno se Grazie. avete qualche dubbio anche a posteriori potete sentire Marcella e confrontarvi con lei. Allora, per quanto riguarda invece il materiale video che vi ha anticipato, che purtroppo la piattaforma non supporta, diciamo, la visione di questi video perché saltella, insomma, problema, diciamo, tecnico. Allora, io caricherò, previa autorizzazione di Marcella, ovviamente anche sul nostro canale YouTube Comenar questi video, quindi sia sul, diciamo, seguendo Brand USA che seguendo NAR, potrete anche mostrare ai clienti questi brevi video nel momento in cui state discutendo un viaggio negli Stati Uniti. Grazie Marcella. A questo punto passiamo la Grazie parola a Lucia. Lucia, ci sei, vero? a te, grazie a voi, buon pomeriggio. Sì, ci sono, sto Benissimo. cercando di condividere il mio schermo. Secondo solo che faccio io Allora. prima l'operazione di Sì, relatore. va bene. Direi che ci siamo, puoi selezionare il tuo schermo e la tua presentazione. Sì. Attendiamo qualche Ditemi se lo secondo. vedete. Perfetto, io vedo in questo momento l'home page di NAR sempre. Dovresti Home scegliere. page di Nancy, perché parto da lì. Esatto, Va perfetto. Allora, bene, parto da questo la parola a e poi Lucia inizio. e ci aggiorniamo al termine del suo intervento. Grazie Lucia, a te. Grazie a voi. Buongiorno a tutti di nuovo. Allora, partiamo intanto dal nostro sito. Vedete che c'è un box. Brand USA itinerari consigliati. Questo l'abbiamo su da un po', ma è in lavorazione ancora, proprio perché Brand USA ha tantissimi suggerimenti. Abbiamo cominciato con qualcuno e a poco li svilupperemo. La cosa importante da capire, adesso cliccando qui comincerete a vederlo, in questo momento ne sono caricati, qualcuno purtroppo lo aprirete e vedrete che non ha ancora dentro le descrizioni, ma per esempio questo già ce l'ha. Quello che vedrete dalle descrizioni, che sono proprio quelle di Brand USA, semplicemente organizzate un po' in un itinerario, è che sono riferimenti, sono delle tracce. Come diceva Marcella, lo scopo di Brand USA che è questa grande organizzazione pubblico-privata a livello proprio nazionale, cioè non è un ente del turismo qualunque, ma è proprio una cosa a livello direi quasi governativo, è una grandissima realtà. Quello che vogliono fare è proprio promuovere gli Stati Uniti, come diceva Marcella, nei loro aspetti più nascosti, per cui non solo quello che già tutti un po' conosciamo, ma anche tutti degli aspetti secondari. E quello che vedrete in questo, ecco, vi prego di considerare che questi itinerari che abbiamo caricato sono ancora appunto in lavorazione, perché successivamente vi consiglieremo gli alberghi giusti per visitare queste zone, ma soprattutto questi itinerari non sono proprio da prendere alla lettera, nel senso mettono insieme per una certa area tematica diversi spunti. Certe volte vedrete, per esempio, questo, abbiamo un Denver, Yellowstone, Colorado e Wyoming, è un itinerario che parte da Denver e finisce proprio a Yellowstone. In realtà poi il viaggio dei vostri clienti continuerà, quindi sarà una cosa più completa. Ma questo dà degli spunti all'interno di queste, diciamo, di questo tragitto da Denver a Yellowstone, che cosa vedere. Poi noi, proprio come NAR, faremo in modo di presentarvi, partendo da questi spunti, proprio degli itinerari completi, che sarà poi un esempio che vedremo un pochino più tardi. Per cui vedete, le destinazioni, ecco, parlavamo per
parlavamo per esempio della musica, dei diversi itinerari che si possono fare in zone un pochino meno conosciute. Uno è proprio questo qui, il Chicago, Detroit, l'Indiana, fa delle zone un pochino poco battute. Ora, non mi aspetto che ci siano tantissimi italiani che vogliano fare 13 giorni tra l'Indiana, l'Ohio, Illinois e il Michigan. Però ci sono degli spunti veramente molto interessanti che si possono inserire in vari itinerari. Adesso passerei senz'altro allo sviluppo di un itinerario che abbiamo fatto proprio partendo da Brand USA, ed è questo Canyon, Altopiani e Udù. Allora, vedrete che all'interno di un itinerario abbastanza classico, perché è un itinerario che parte da Las Vegas. Allora, un attimo che non riesco. Eccolo qua. Da un itinerario che parte da Las Vegas e, lo vedete, eccolo qua l'itinerario, parte da Las Vegas e fa tutto, diciamo, il giro classico dei grandi parchi, però adesso con questa presentazione vi farò vedere che emergono delle particolarità che spesso passano inosservate nel viaggio classico e invece sono delle cose molto belle che vale la pena di vedere. Quindi, vabbè, lo faccio brevemente perché Las Vegas la conoscete tutti. Vi segnalo solamente, ecco, per quei clienti che dovete convincere a fare più di una notte, che Las Vegas in realtà è un posto divertentissimo dove si può fare shopping. Questo che vedete qui nell'immagine è gli shops al Caesar Palace, che è una cosa divertentissima per chi non c'è stato, perché praticamente c'è la Via Appia tutta al coperto, come se si fosse trasportati nell'antica Roma, ovviamente poi con tutti i negozi più all'avanguardia che esistono. Ed è comunque un'esperienza, oltre che bellissima per lo shopping, ma anche molto, molto divertente. E praticamente ciascuno degli alberghi di Las Vegas all'interno sviluppa tutti questi grandi mall, che sono grandi parchi di attrazioni in pratica. Ripeto, voi lo sapete già, ma non guasta sottolinearlo ai clienti per spiegargli che appunto una notte sola non basta, perché si perdono la maggior parte del divertimento. Poi ovviamente tutti gli spettacoli che potete prenotare tranquillamente con noi, ci sono una decina di spettacoli nei vari resort del Cirque du Soleil, per esempio, e tutti li potete prenotare con noi. Questo lo conoscete, è il palazzo, il Venice, che ambienta appunto Venezia, l'MGM Grand, un altro albergo che all'interno ha una fantasmagoria di negozi, di attrazioni. E ne approfitto per segnalarvi questo che è nuovissimo, questo vedete un rendering perché sarà inaugurato adesso a primavera, maggio, aprirà. È il vecchio Monte Carlo, che è stato rifatto completamente nuovo, e sarà, vedete, ospiterà anche Italy, per cui per gli italiani che hanno un po' di nostalgia, diciamo, della cucina italiana, qui al Monte Carlo, all'ex Monte Carlo, adesso si chiama Park MGM, perché fa parte della catena degli MGM, troveranno pane per i loro denti, letteralmente. E tenete presente che questo albergo è in prevendita, per cui fino alla fine di aprile più o meno ha dei prezzi molto stracciati perché non è ancora aperto, e quindi chi già prenota adesso troverà dei prezzi buonissimi. Questo per farvi vedere un attimo dove è posizionato. Ecco, vedete qui in centro, è proprio una posizione centralissima vicino al City Center, proprio il centro dello Strip, l'ex Monte Carlo, adesso completamente nuovo. Qui salutiamo lo Strip di Las Vegas e di colpo passiamo, e questa è una cosa appunto che non tutti conoscono, a solo un'ora da Las Vegas, quindi vicinissimo, si può fare come escursione in giornata, chi ha la macchina, oppure anche con escursioni organizzate. Scusate un attimo. C'è Valley of Fire. Valley of Fire è un'attrazione meravigliosa da
dal punto di vista proprio dal punto di vista naturale. Voi vedete che appunto è a un'ora di distanza da Las Vegas, quindi per le distanze americane è pochissimo, ma anche chi ha poco tempo e chi non può fare i grandi parchi e le grandi attrazioni si trova con questa meraviglia naturale da esplorare in una giornata. Ma siccome abbiamo tanta strada da fare, procedo velocemente e qui vedete le tappe, quindi Las Vegas, Valley of Fire, che è sulla strada per andare allo Zion e poi al Bryce Canyon. E allora, una tappa che forse conoscete, che è quella di St. George, adesso arriviamo, St. George è una cittadina di origine mormone che viene usata quando non c'è posto nei parchi, per esempio chi non si trova a posto allo Zion in estate, approfitto per ricordarvi che purtroppo gli alberghi sono pochi, la clientela aumenta, i turisti aumentano tutti gli anni e bisogna sempre prenotare con molto anticipo se si vuole la certezza di trovare posto all'interno dei parchi. Quando non si trova all'interno di Bryce, per esempio, si arriva anche a St. George. St. George però ha questa particolarità, che ha questo parco bellissimo, che è lo Snow Canyon State Park, che è a un quarto d'ora di macchina dall'interno della città, per cui anche senza fare tappe, proprio anche passando, anche senza dormire a St. George, vale assolutamente la pena di fare questa piccola deviazione di un quarto d'ora, c'è un bel vedere e porta a questo parco bellissimo. Poi se si vuole si scende anche la strada che percorre tutto il fondovalle e si fanno delle foto meravigliose, perché questa è una zona veramente stupenda. Questo qui è appunto per chi fa le passeggiate, chi però si sofferma, ci sono questi slot canyon affascinanti veramente. Ma proseguiamo e arriviamo allo Zion. Il parco Zion è la Cenerentola dei parchi. Perché? Perché tutti ci passano di corsa e tanto se si fermano al visitor center, ma nessuno lo vede veramente per la bellezza che è. E qui varrebbe la pena veramente di farci una notte. Vedete, i panorami sono bellissimi. È vero che anche passando in macchina si vedono spettacoli come questo. Questa è la checkerboard mesa, diciamo, è la mesa a scacchiera, perché vedete che l'erosione ha fatto tutto questo lavoro sul fianco dell'arenaria, e questo si vede anche semplicemente attraversando il parco in macchina diretti allo Zion, non c'è bisogno di fermarsi. Però veramente se uno si ferma e ci fa anche solo una notte, può fare delle passeggiate con degli scenari veramente spettacolari. Come vedete qui, questo qui sulla cima di queste montagne spettacolari, ma anche all'interno degli slot canyon, che sono queste gole strettissime e profonde, si possono fare veramente dei giri bellissimi. Dite ai vostri clienti, quando arrivano allo Zion, ripeto, si può anche passare, tirare dritti in macchina e vedere comunque uno spettacolo bellissimo, ma basta che si fermino al visitor center, oltre con la macchina privata non si può andare, e prendano gli shuttle che in continuazione partono e li portano fino a dove finisce la strada. Lì c'è in fondovalle, e va bene per tutti di qualunque età, c'è una passeggiata di mezz'ora che è spettacolare, piana, non si sale, tutta in fondovalle, è una passeggiatina di mezz'ora lungo il Virgin River, con tutte le montagne a strapiombo di lato, si incontrano, ci sono gli scoiattoli che vengono incontro, una roba meravigliosa. Quindi dal visitor center lasciano lì la macchina, prendono lo shuttle, gli shuttle gratuiti che ci sono in continuazione. Se sono nei periodi tipo l'autunno, uno splendore di colori, ma anche nel resto dell'anno, e poi fanno questa passeggiatina di mezz'ora e si risolvono lo Zion anche così, anche senza pernottare. Però, ripeto, il pernottamento è sempre bello. Ecco, qui vedete, dallo Zion proseguiamo, il terreno cambia completamente perché si passa dal deserto attraverso le montagne. Sono 138 km dallo Zion e il Bryce. Magari ripeto cose che avete già detto, ma mi piace approfondirle un pochino, perché veramente è una zona veramente splendida.
E si sale, si sale, si sale e si arriva al Bryce Canyon. Il Bryce Canyon, che lo conoscete tutti, You Do del titolo del coso sono questi pinnacoli del Bryce Canyon. Anche al Bryce Canyon è vero, si può fare solo il loop, tutto il giro in macchina che si ferma in tutti i punti panoramici splendidi, ma vale assolutamente la pena fermarsi anche solo con un pernottamento al Bryce. Si può fare questa camminata che vedete qui nella foto, una camminata di un'oretta alla portata assolutamente di tutti, che è bellissima. Parte da un punto panoramico che si chiama Sunset Point, che è il punto in cui si fermano tutti. Lì c'è un cancelletto, si scende e si fa questo piccolo giro, un'oretta, e veramente si passa in mezzo a tutti gli U2, a tutti questi pinnacoli, ed è uno spettacolo. E quindi, di nuovo, vale la pena proprio di vivere un pochino i parchi e non solo di attraversarli di corsa in macchina. Questo è un altro dei punti panoramici, è un altro dei punti panoramici del Bryce, ma andiamo di carriera. E da Bryce andiamo a Capitol Reef, che è un'altra cenerentola dei nostri parchi, perché tutti fanno il Bryce, fanno lo Zion di corsa. Il Capitol Reef non ci si ferma nessuno. Anche il Capitol Reef, su cui insiste Brand USA, è un altro parco bellissimo. Allora, un suggerimento per i vostri clienti. Bryce Canyon, Capitol Reef. Ci si può arrivare anche per un'altra strada che passa a nord ed è molto più veloce, che qui non si vede. Se i vostri clienti, ma diteglielo di non usare il navigatore, se usano il navigatore su questa strada, li manda sulla, diciamo, sull'autostrada. Invece, se seguono la cartina, prendono la Route 12, che è la spettacolare, vedete, Scenic Byway Route 12, è una strada pazzesca. Si passa dal deserto all'alta montagna, dalla sabbia ai boschi di betulle, che poi non sono betulle ma sono gli aspen, sono queste specie di betulle locali, e c'è un paesaggio veramente magnifico. E è la strada che collega Bryce Canyon al Capitol Reef, ovviamente funziona nelle due direzioni. Questa strada ha dei panorami di questo genere e qui vi faccio vedere anche questo. E sono veramente... Ecco, vedete, si passa panorami veramente bellissimi. A ogni angolo praticamente è una strada che si fa lentissimi perché bisogna fermarsi a ogni curva, fare le fotografie perché il panorama cambia in continuazione. E arriviamo a Capitol Reef che vedete anche lui ha il suo perché. Vale la pena magari prevedere una tappa, c'è un Best Western vicino all'interno del par vicino al parco e vale la pena anche qui fare un giro per vedere. Ma proseguiamo e saliamo da Capitol Reef, vedete cambia di nuovo il paesaggio, l'ho fatto apposta con l'ho fatto con il satellite così vedete proprio il cambio del terreno, perché questa è una zona che vista dall'alto, vista dall'aereo, è veramente uno spettacolo, e vista dal basso pure. E si arriva a Moab. Moab è il punto, ripeto, io lo so che le sapete già queste cose, ma vi faccio una rinfrescata generale. Moab è il punto essenziale per la visita dell'Arches National Park e del Canyonlands. Allora, l'Arches, se i clienti arrivano o arrivano da Salt Lake City, da nord, dovunque arrivino, arrivano in serata, Arches fanno anche in tempo a vederlo la sera, che è bellissimo col tramonto. Anche qui vale sempre la pena fermarsi, fare le passeggiate, però diciamo così. E poi l'altro parco che si fa da Moab, e per questo è necessario fare almeno 2 notti a Moab, è Canyonlands. Canyonlands è il parco più grande che ci sia ed è molto selvaggio. Infatti si arriva per visitarlo solo in determinati punti. Ma intanto vediamo Arches, vediamo appunto gli scenari di Arches che sono spettacolari, vedete la luce del tramonto è meravigliosa e tutte queste cose si vedono, è vero, passando in macchina, ma vale la pena scendere nei vari sentierini e raggiungere i punti. Questo per esempio non si raggiunge in macchina, bisogna fare una piccola passeggiata, ma veramente ne vale la pena. Canyonlands invece è una distesa sterminata, molto selvaggia, infatti è irraggiungibile nella maggior parte. E ci sono però dei punti panoramici che vale assolutamente la pena di fare. E
i punti panoramici sono The Doors Point, e a cui si arriva tranquillamente in macchina. Ma lo scenario è veramente indimenticabile, è una cosa veramente grandiosa e unica. Qui, vabbè. Vediamo, vedete, Chip e Chop non è un'invenzione di Walt Disney, ma esiste davvero. Hanno copiato da questi che si chiamano Chipmunk, che sono questi piccoli scoiattoli con le righe sulla schiena, e poi ci sono. E qui si possono fare anche il rafting, si può fare qua, si può fare rafting di una mezza giornata, ma si possono fare anche delle vere e proprie, dei proprio mini tour di anche 3 giorni. Proseguiamo, noi stiamo ritornando giù da Moab, proseguiamo verso Monument Valley. Le strade, il bello di questi viaggi nell'ovest degli Stati Uniti è che non è tanto la meta è sempre spettacolare, ma anche il punto di collegamento, il viaggio tra un punto e l'altro vi lasciano senza fiato. Perché per il cambio di panorami, per tutte le bellezze che si trovano a ogni piè sospinto. Questa è la visione di Monument Valley arrivando da nord, arrivando da Moab. E vi do un piccolo consiglio: vale la pena arrivare in mattinata, perché così non avete il sole negli occhi, perché state andando verso ovest. Se invece lo faceste nell'altra direzione, facendolo al mattino. Quindi dipende un po' dall'orario della giornata, perché è bello comunque anche in controluce, però diciamo che così è più fotografabile. E questa è la Monument Valley, non mi soffermo sulla Monument Valley perché lo sapete tutto, è spettacolare. All'interno del parco ci sono solo due alberghi, The View, che è proprio vicino al Visitor Center, e poi il Golding's Lodge, che è all'ingresso del parco. Questo parco è tribale, per cui non rientra nel Pass America the Beautiful di tutti i parchi nazionali, che è il pass che assolutamente conviene fare quando si fanno tanti parchi perché conviene. Tra l'altro quest'anno hanno ventilato, non è ancora approvato, ma hanno ventilato un aumento radicale degli ingressi dei parchi, che fino adesso costavano tra 25 e $30 per parco, i più belli, e il pass costava $80, per cui era decisamente conveniente. Se uno faceva solo 4 parchi gli conveniva. Adesso hanno ventilato, non ne hanno più riparlato, ma di fare un aumento radicale. Addirittura parlavano di far arrivare il pedaggio per parco a $70. Questo perché? Perché il governo americano, l'amministrazione attuale, ha tagliato i budget di tutti i parchi e i parchi hanno bisogno di prendere i soldi da qualche parte, per cui probabilmente aumenteranno i biglietti d'ingresso, ma vedremo se lo faranno. E allora proseguiamo da Monument Valley, andiamo a Page. Il Lake Powell ultimamente soffre un pochino della mancanza d'acqua, però è sempre spettacolare, vedete qua. Vedete qua, è bellissimo, e anche il Lake Powell varrebbe veramente la pena di fare un giro giro in battello per vedere tutto il parco. Nella zona del Lake Powell, lo sapete, c'è l'Antelope Canyon, che ormai è quella sosta, quella visita imprescindibile che tutti vogliono fare, ma è a numero chiuso, per cui bisogna prenotare con un certo anticipo. Per avere la luce c'è in certe ore del giorno, però comunque è bellissimo sempre. E poi sempre c'è anche quest'altra attrazione che è l'Horseshoe Canyon, l'Horseshoe Bend, a cui però si arriva anche in macchina vicino, si parcheggia e si può fare la foto. È a 5-6 km da Page. E poi qui proseguiamo, qui vado a gran carriera perché sto parlando di cose che conoscete sicuramente molto bene. Da Page, quindi si attraversa ancora tutta questa zona desertica, ma comunque sempre spettacolare. Si arriva a Cameron, che è un vecchio punto di sosta di commercio, per cui c'è questo
trading post indiano con cose carine, souvenir carini, e c'è anche un albergo che quando non c'è posto al Grand Canyon si può dormire anche qua, e poi si sale a poco nella Kaibab National Forest e si entra, si sale sull'altopiano, sulla foresta, e qui si fa, incomincia a fare tutta la costa del Grand Canyon National Park. Parliamo del parco nazionale, che non è il Grand Canyon West, quello che è vicino. Io insisto sempre, perché secondo me tantissimi italiani hanno visto il Grand Canyon West, che è quello vicino a Las Vegas, pensano di aver visto il Grand Canyon, invece non l'hanno visto. Il Grand Canyon è questo qui, è questo che c'ha questa visione spettacolare, lunghissimo, larghissimo, con tantissimi punti panoramici, tutti diversi, e uno più bello dell'altro. Qui vedete, ecco, una cosa che dovete assolutamente consigliare ai vostri clienti è il sorvolo in elicottero, perché c'è l'emozione di passare sopra questa foresta che sembra infinita, e poi di colpo cessa di colpo e si è sull'abisso, ed è un'emozione veramente grande. Al ritorno, un'altra cosa che suggerisce Brand USA è di non perdere la visita della grande diga Hoover prima di arrivare a Las Vegas. La diga Hoover chiude il fiume Colorado, ed è questa grandissima opera che è stata fatta negli anni 30 durante la Grande Depressione, che ha dato lavoro a un sacco di gente, ha fatto questa grande opera appunto per l'energia elettrica. E siamo ritornati a Las Vegas. Non so se abbiamo ancora un pochino di tempo, se avete ancora voglia di seguirmi. Vi farei vedere invece, allora vediamo un po', vi farei vedere rapidamente, vediamo se ce l'ho qua. Allora, vediamo. No, non vedete più niente adesso. No, niente. Volevo, ecco, vediamo se riesco a farvi vedere il Route 66. Allora, no, aspetta, no, non riesco a farvelo vedere. Allora, vediamo un attimo. No, niente, speravo di potermi collegare con quest'altro itinerario che faceva appunto Chicago, l'Indiana, ma non riesco per qualche motivo a farvelo vedere. Vuol dire che gli dedicheremo, anche perché il tempo che è rimasto è molto poco e non riuscirei a farvelo vedere tutto. Mi dispiace. Allora, vediamo. Ok, eccolo qua, ci sono riuscita. Se c'è ancora qualcuno che mi sta seguendo, avete voglia di seguirmi rapidamente? Allora, questo itinerario, come dicevo, parte da Chicago, fa l'Illinois, la Route 66, lo faccio velocissimamente. Chicago è una città bellissima che merita, sempre qui sembra Miami, in realtà è il lago, è il lungo lago. Vi faccio vedere le DIA rapidamente. Ecco, una città bellissima. Questo, per esempio, è nel Magnificent Mile, per lo shopping è incredibile. Questo è il negozio della Burberry. Vedete, hanno fatto tutto il palazzo con il loro scozzese iconico. Ponti, architettura meravigliosa, il giro da fare in battello per vedere tutti i palazzi più incredibili, perché tutti gli esempi di architettura contemporanea più innovativi si trovano sicuramente qui, e non solo a New York, ma anche tutti i palazzi antichi. Questo che vedete sulla destra è quello non so se avete mai sentito nominare il Chewing Gum Wrigley, e questi hanno fatto i miliardi col Chewing Gum, e questo è il palazzo costruito negli anni 30, non solo, ma hanno anche uno stadio del baseball, che è il Wrigley Stadium, che è famosissimo. Città meravigliosa, perché anche a girare per le strade ci sono sculture di artisti famosi, qui è un Picasso, qui palazzi
di architetti celeberrimi come Frank Lloyd Wright, la Willis Tower, che per molto tempo è stato il grattacielo più alto degli Stati Uniti. Adesso hanno fatto questa roba da brivido. Se prendete il City Pass, che è il modo migliore per visitare la città in libertà, avete l'accesso privilegiato e potete andare su questa cosa da brivido qui al 103° piano. Questa è la Union Station, dove sono state girate diverse scene degli Intoccabili. Ci sono musei meravigliosi che sono l'Art Institute, e poi ci sono, appunto, come vi dicevo, nei parchi, ci sono lungo la strada, ci sono queste installazioni meravigliose, bellissime, come il Cloud Gate del Millennium Park, o questa fontana che cambia continuamente la figura che getta l'acqua. L'acquario, The Field. E ancora vista panoramica sul lago dalla cima dell'Observation Deck. Queste sono tutte cose che si possono vedere con il bellissimo Museo della Scienza e dell'Industria, il Planetario, insomma una città bellissima, ma anche una città non solo di architettura, ma anche di musica, di birra. Per esempio, hanno la specialità della birra artigianale, e Half Acre è uno dei posti in cui andare. E poi bisogna assolutamente assaggiare la pizza di Chicago, perché è la famosa deep dish pizza, che è questa pizza altissima, tutta traboccante, formaggio, pomodoro, con tutte le cose così. E qui ci sono due, c'è Gino, i due da cui bisogna andare per provare questa pizza sono l'Umalnati, ovviamente di origine italiana, e l'altro è Gino, e le loro pizze sono incredibili. Ma soprattutto Chicago è anche la città della musica, e una serata da Buddy Guy's Legend è veramente indimenticabile, ed è molto facile andare in centro, ci si arriva facilmente, si entra, si paga la consumazione e si ascoltano questi musicisti incredibili. Poi si prosegue a sud nell'Illinois e si arriva a Pontiac. Pontiac, sapete, era una marca di automobili famosissime. Qui c'è il museo della Route 66, perché un pezzo della Route 66 che andava verso Los Angeles, 480 km, sono attraverso l'Illinois. Per cui, facendo questo giro, si fa un pezzo della Route 66 e bisogna assolutamente fermarsi alla Hall of Fame per vedere tutte queste macchine d'epoca, cioè Pontiac è veramente un posto mai sentito, se non per il nome, che ricorda appunto una marca di automobili, però ci sono veramente tutti questi ricordi, queste memorabilia dell'epoca. Poi si prosegue, e sapete, l'Illinois era lo stato in cui è nato Lincoln, e ci sono tutte queste cose da Route 66, poi Springfield, che è la capitale dove si può pernottare. E qui c'è la library di Lincoln, ci sono tutti i ricordi, ma ci sono anche tutte queste ricordi della Route 66, queste vecchie stazioni di servizio. Si prosegue dall'Illinois, si va a Louisville. Ripeto, questo è un tipico itinerario che Brand USA vuole promuovere, proprio per far scoprire la parte nuova degli Stati Uniti. Louisville, che è nel Kentucky, e qui siamo proprio nell'America profonda. Ma prima di arrivare a Louisville ci fermiamo a Girard, questo paesino, cittadina, per provare una soda fountain come usavano negli anni 50. E qui inevitabile il banana split, da 7 miliardi di calorie, però così è. E sempre Route 66, per cui ci sono tutte queste cose strane, l'elefante rosa, tutti questi posti di ristoro anni 50 molto particolari, che per gli appassionati del genere, veramente del kitsch anni 50, sono veramente impagabili. Arriviamo a Louisville, c'è un film molto carino di qualche anno fa con Orlando Bloom, che si chiama Elizabeth Town, che è un posto vicino a Louisville. E si parla anche di Louisville, è un road movie molto carino, e vi fa vedere proprio tutta una parte di America che è proprio la vera America, quella che non è New York, non è Los Angeles, ma è dove ci sono gli elettori di Trump, per parlarci chiaro. Allora, qui è Louisville, famosa per questa grandissima corsa di cavalli, che è il Kentucky Derby. È famosissima per il bourbon, per il whisky, perché di qui parte l'Urban Bourbon Trail. Ripeto, questi sono tutti spunti intorno a cui poi costruiremo degli itinerari a tema.
Sempre a Louisville si può fare la navigazione su un battello a vapore del 1914 sul fiume Ohio e poi si arriva a Cincinnati. E Cincinnati c'è, che ci fermiamo a fare Cincinnati? Cincinnati ha un'architettura molto caratteristica perché se voi guardate questo mercato che è bellissimo e divertente, qui sembra una cittadina tedesca, infatti qui sono praticamente tutti i tedeschi che hanno fatto questa architettura e hanno mantenuto l'architettura delle loro origini, per cui non sembra neanche essere negli Stati Uniti. Proseguiamo per Cleveland, che una volta era un postaccio, ma adesso è diventato un posto d'avanguardia per i musei, per le attrazioni, per la musica, per tutto. Ormai c'è tutto un miglioramento di tutte le località, e in particolare vedete questo, il museo che è il Rock and Roll Hall of Fame, cioè perché negli Stati Uniti non si va nei musei a vedere ovviamente le opere dei grandi artisti europei, ma si va per vedere le cose americane. E Rock and Roll Hall of Fame, lo stesso architetto che ha fatto l'aggiunta moderna al Louvre, è veramente imperdibile. Poi a Cleveland, vabbè, ci sono un sacco di locali di musica, uno di questi è il Bob Stop, vale la pena andare. Proseguiamo e arriviamo, seguiamo il lago Erie ed arriviamo a Detroit. Detroit ovviamente ha avuto un po' di cattiva pubblicità negli ultimi anni perché da quando hanno chiuso tutte le fabbriche di automobili era caduta un po' in disgrazia. Ma adesso sta rinascendo alla grande, sta rinascendo alla grande, sicuramente da vedere c'è l'Henry Ford Museum, il museo Ford, con tutti i reperti, non so, c'è la limousine di Kennedy, c'è l'autobus di Rosa Parks, la nera che non aveva potuto sedersi davanti, l'avevano fatta sedere in fondo al pullman, quella che poi ha scatenato tutta la rivolta dei diritti civili. E poi c'è anche il museo del Town, della musica Motown, che in questo momento sono queste due casettine piccole che vedete in alto, ma stanno per trasformarlo in un grandissimo museo bello, vedete il rendering qui sotto. Sempre a Detroit c'è il Detroit Institute of Art, dove ci sono questi, vale la pena di andare solo per questi bellissimi murales di Diego Rivera, che è lo stesso artista messicano che ha fatto tutto il Palazzo del Governo a Città del Messico, e veramente queste sono opere meravigliose. Questa è una visuale di Detroit, vedete, è una città che è diventata ormai molto attraente. E poi, ritornando verso Chicago, vale la pena, di nuovo che una cosa particolare, il campus dell'Università di Notre Dame, che è famosa perché è tutta in stile gotico, come questa di tutte le università famose americane, ma è soprattutto famosa per la sua squadra di football americano, che è appunto una delle migliori degli Stati Uniti. E poi si arriva a Indianapolis, dove c'è la grande pista di corse della 500 miglia e ovviamente il museo legato alla corsa, che è una cosa, vedete, questa è la pista. Ma anche qui musica, perché il tema è comunque che lega tutte queste città, è sempre anche la musica. E qui, per esempio, vi suggeriamo questo Slippery Noodle Inn, che è il più vecchio locale della città, che ha sempre musica dal vivo, è in centro, vale veramente la pena fermarsi. Poi tutti questi suggerimenti vi li daremo ovviamente facendo degli itinerari ad hoc per i vostri clienti. Una deviazione lunghetta perché è a 500 km da Detroit, più o meno alla stessa distanza da Chicago, per cui bisogna fare una deviazione di almeno 2 giorni, è per vedere, perché lasciamo completamente tutta questa zona, diciamo, industrializzata, per arrivare in una natura spettacolare. E in particolare questi due parchi, Sleeping Bear Dunes e Picture Rocks, lo vedete qua, queste sono zone veramente dove di colpo non c'è più nessuno, molto selvagge, al confine col Canada, ma con delle bellezze naturali spettacolari, dove i turisti veramente sono pochissimi, se non i locali che vanno a fare le discese sulle dune, ma sono delle zone di grande bellezza, di grande suggestione. Per cui spero di avervi dato abbastanza un'idea appunto dei suggerimenti che si trovano sugli itinerari di Brand USA,
E che ripeto, a poco tireremo fuori per creare dei piccoli itinerari ad hoc. In questo momento sul nostro sito sono ancora molto a livello di suggerimento, per cui non sono dei veri itinerari da prendere alla lettera, perché vedrete che sono così, magari finiscono di colpo e invece i vostri clienti ovviamente vogliono proseguire, ma sono degli punti per arricchire i viaggi che vogliono fare i vostri clienti. E noi siamo ovviamente a disposizione per fare questo con voi. Grazie Lucia, Dopo, grazie Lucia, niente, grazie, spero di essere grazie, grazie. rimasta nei tempi. Sì, sei ampiamente nei tempi. Adesso chiediamo ai colleghi se hanno qualche domanda per te. È l'occasione giusta, visto che abbiamo comunque Lucia che, come avete potuto ascoltare, è la persona più completa che io penso di mai conoscere sulla destinazione, ma non solo. Quindi sfruttate l'occasione di averla qua adesso al telefono, che sono certa che qualsiasi dubbio ve lo chiarisce. In alternativa e in attesa delle vostre domande. Mi Esatto. scrivete, altrimenti se adesso non vi viene in mente niente, ma vi viene in mente fra 10 minuti, mi mandate un'email e io sono sempre a disposizione. Esatto. Esatto, vi ho scritto la mail adesso Alessi, non Lucia, Alessia, chiedo scusa Lucia, chiocciolanar.com, per qualsiasi cosa, o comunque anche noi, tramite chiaramente Lucia, possiamo farvi avere le varie informazioni necessarie. Assolutamente. Bene, allora vedo che di domande non ne arrivano. In ogni caso, come dire, abbiamo rinnovato la nostra disponibilità. Salutiamo, direi, Lucia, perché a questo Salutiamo punto, tutti e ringraziamo esatto. per l'attenzione, speriamo di avervi dato qualche spunto interessante e Esatto. ripeto, quelli di Brand USA prendeteli proprio come idee che poi svilupperemo, ma noi stessi svilupperemo proprio gli itinerari sul sito sempre di più. Bene, grazie Lucia, grazie a tutti, Grazie a buon voi, grazie a pranzo e tutti. alla prossimo Altrettanto. appuntamento. Grazie Lucia, grazie a tutti, ciao. Arrivederci, grazie, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.